Do subito un benvenuto ai ragazzi, Antonio, Dario e Nicola, buona serata. Buona serata ragazzi. Allora, introduco un pochettino l'argomento, poi magari ci raccontate qualcosa anche voi. Allora ragazzi, il primo 7x7 che cosa va a trattare questa sera? Tratta di un progetto che è partito, diciamo, ormai da 2 mesi e mezzo e che ha visto aprire una struttura di APRA, si potrebbe chiamare tranquillamente filiale, dove? Nel Molise, precisamente a Termoli. E i ragazzi sono nostri colleghi che stanno lavorando lì. La faccio veramente sintetica. Di che cosa parliamo? Parliamo di un progetto presentato alla Regione Molise, naturalmente dall'APRA Informatica, con la collaborazione della Texeo, stasera c'è Andrea da qualche parte, con Salvo qua con noi, e un progetto che ci ha visto vincitori, quindi il progetto è stato finanziato. Il progetto prevedeva, tra le altre cose e gli altri aspetti, l'apertura di una struttura all'interno della Regione Molise con dipendenti e personale in loco. È stato fatto, è stata fatta una selezione del personale grazie anche a una società interinale che comunque è presente e collabora nel progetto, e nel mese di agosto nostri collaboratori hanno effettuato corsi fine luglio, agosto, fino a veramente l'ultimo giorno di agosto, corsi a diverse risorse selezionate. Alla fine di questi corsi, il 2 settembre, di un certo numero di risorse, 6-7, ne sono state selezionate chi per competenze, capacità, predisposizione avevamo valutato che fossero i più idonei a che cosa? A sviluppare come facciamo noi in questa azienda. Quindi loro in questo momento stanno sviluppando in una piattaforma Java su uno specifico progetto, che nella fattispecie è il fascicolo sanitario elettronico. E qui poi si riaggancia un altro intervento di Francesca dopo, quindi non mi dilungo assolutamente sull'argomentazione. I ragazzi in questo momento stanno sviluppando esattamente su questo progetto. Avremo una consegna entro l'anno a un reparto specifico della nostra ASL territoriale di un prodotto, e la collaborazione va avanti con soddisfazione, ma sentiamo anche le parole loro. Unica cosa che dico, questo progetto in realtà è stato implementato e impostato qui da noi, piattaforma Java, framework agganciato, l'impostazione del progetto è stata data da in particolare Mauro Piccotti e Lorenzo Pergolini, poi con l'apporto di Francesco Strazzullo e gli altri che lavorano alla piattaforma Java. Anche la formazione a questi colleghi nel mese di agosto, fine luglio-agosto, è stata svolta in particolare da questi tre nomi che vi ho appena enunciato, più anche Massimo Biagioli e Alessandro Candelari. Ragazzi, come va giù? Che aria tira? Cosa dite? Avvicinatevi al microfono ragazzi, proviamo a alzare un po' da noi. E adesso? Sì. Allora ragazzi, qual è? Cosa ci potete dire? Come va? Come va questa esperienza e come sta andando? Allora, direi che l'esperienza sta andando abbastanza bene. Certamente, essendo comunque una startup, ha avuto dei problemi iniziali, perché insomma abbiamo avuto problemi di connessione, problemi di comunicazione anche con i ragazzi di su, però insomma sono venuti periodicamente anche a supportarci. Poi per fortuna sono migliorate anche le comunicazioni, è stata ripristinata la commissione, quindi insomma, diciamo che adesso riusciamo a lavorare grazie al loro supporto con una certa autonomia, e direi che il progetto sta andando bene, direi che in generale almeno quando la parte mia di interpretare anche il pensiero dei miei colleghi, la collaborazione è molto molto soddisfacente, stiamo vivendo grazie a APRA una bellissima esperienza lavorativa nella regione che non c'è, ma in realtà esiste, perché ci siamo e c'è una serie di APRA anche in commissione. Sì, bene, per inciso vi dico subito che tempo qualche settimana arriverà la fibra ottica all'interno della nostra struttura lì di Termoli. Finché non arriva questa connettività ad alte prestazioni, effettivamente c'è un collegamento che comunque ci permette anche di fare questo. Bene, invece qualche considerazione sulle tecnologie, sui sistemi di sviluppo, come vi trovate, come va la piattaforma Java, insomma, cosa dice?
Sentiamo altri. Ci troviamo abbastanza bene. Già due di noi avevano già usato Java per altri progetti, mentre Dario si sta lanciando adesso. Abbiamo imparato ad utilizzare il programma, comunque ciò che sfruttavano i ragazzi che hanno tirato su, come già creato da Strazzullo, e direi che i risultati sono belli. Stiamo imparando un livello di programmazione molto più avanzato a quello che eravamo abituati. Sì, bene, bene, bene. Allora, chi è che manca? Allora, non si vede bene? C'è Nicola Nascola. Nicola, sì, Nicola. Allora, Nicola è il più taciturno dei tre, nel senso, lui lavora ma parla di meno. Nicola, cosa ci dici? Allora, a parte questi ragazzi che sono più espansivi di carattere, come sta andando? Qual è la tua esperienza? No, questa è la mia prima esperienza lavorativa, dato che mi sono laureato quest'anno. E mi trovo molto bene sia con i colleghi più alterni che anche con quelli di sopra Agnesi. Quando ho qualche problema chiamano e mi aiutano a risolvere i miei problemi. E per il resto sto imparando molte cose perché sono tecnologie che non ho mai visto, a parte il Java. L'unica cosa che ho già fatto è il Java, quindi mi sono abbastanza bene. Io ragazzi direi che il nostro tempo praticamente ci siamo, vi chiedo questa cortesia, rimanete pure collegati in modo che possiate vedere anche in diretta il proseguo del 7x7, giriamo la webcam sullo schermo, usiamo l'altro, benissimo, quindi vi ricontattiamo con un'altra macchina in modo che possiate continuare a vedere insieme a noi gli altri interventi della serata. Grazie ragazzi, rimanete pure lì in linea. Io chiudo qui questo intervento, io direi un applauso ai ragazzi che sono stati.